Ciao, noi siamo Medusa Spite. Stefano è la voce principale, quindi la lead vocal, tastiere e chitarra acustica. Io e altra voce, e chitarra elettrica e elettronica, fondamentalmente la programmazione dei synth, gestione dei computer, anche organizzazione di un certo tipo sul live. Poi Fabio, qui alla mia destra, è batteria, e Axel, che non c'è, è al basso. Noi siamo un gruppo elettro rock, aggiungerei anche wave, perché il nostro background musicale spazia in differenti generi, in lingua inglese. La scelta era obbligata, perché ovviamente una musica come la nostra che suonasse bene in italiano era sconsigliatissima, proprio ci siamo resi conto da subito che era improponibile. Abbiamo iniziato la nostra carriera circa una decina d'anni fa con la produzione di questo primo album con l'etichetta Baby Records, che si chiama Floating Around, per il quale poi è stato stampato un singolo, e Summer by My Side, con il quale siamo arrivati al grande pubblico attraverso i grandi media. Scratches of a lover. Le nostre influenze, come diceva anche Stefano, sono soprattutto di un rock, se vogliamo, inglese, psichedelico in qualche modo, che riporta ai tempi, insomma, a portare Pink Floyd, anche molta musica americana, quindi che sono il post o il grunge, il post grunge, insomma, in qualche modo. In italiano abbiamo forse molto poco. Questo è Morning Doors of the Glass Path, l'album, l'ultimo album dei Medusa Spite, che raccoglie 7 anni di lavoro, e penso che nel suo insieme è forse il miglior album mai prodotto in questo paese. E ogni brano, in quanto questo è un concept che si splitta in 2 album, rappresenta e arriva, accade precisamente in ogni momento della giornata, in un determinato tempo. Io collaboravo con altri tre gruppi, ho ascoltato la loro musica, mi è piaciuta subito e ho deciso, diciamo, di affrontare questa esperienza. Il collegamento mentale nostro tra musica e immagine è stato immediato già dal primo album. Era lui l'orso, eh? Era lui. Uno dei sogni nel cassetto, che comunque ne abbiamo ancora tanti, come tutti spero, insomma, sarebbe quello di fare un po' un qualcosa per il cinema, ma non una colonna sonora, diciamo, utilizzare, insomma, il nostro modo di fare musica, ma messo completamente al servizio di un film, ma dall'inizio proprio, progettando questa cosa dall'inizio. In questo momento siamo in studio e stiamo realizzando un mini EP che vedrà la sua uscita, speriamo, se tutto va bene, dopo l'estate. E nello stesso tempo io in particolare mi sono organizzato insieme a delle altre bands per portare avanti un progetto che mi sta molto a cuore, che si chiama Yes UK, e questo progetto tende a coinvolgere tutte le bands che sono di natura e hanno un background comunque musicale e filo anglosassone e filo americano, e hanno bisogno di avere più visibilità e più spazio. Ci facciamo un pochino promotori di portare avanti questa idea per riuscire a coinvolgere sempre più gruppi musicali e bands, e fare in modo che esista una vera e propria rete, un vero e proprio movimento che promuova in un certo qual modo questi generi musicali. Medusa Spite.